Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Soul Society Italia. Oggi parleremo di uno dei personaggi più affascinanti e iconici dell'opera di Bleach, Grimshaw Jaqerjak, la sesta spada dell'esercito di Aizen. Grimshaw rappresenta la morte per distruzione, un vero e proprio mantra di vita che lo porterà per sempre alla ricerca del puro combattimento e del sangue. Ricordato come uno dei più famosi villain del nostro protagonista, Grimshaw in realtà avrà un'evoluzione non indifferente e molto spesso viene poco approfondita e presa in considerazione dai fan. Questo perché il ruolo principale che tutti ricordano di Grimshaw è ovviamente legato alla saga degli Arrancar. Oggi non ci soffermeremo in dettaglio sull'analisi della sua forza o dell'aspetto della morte che rappresenta, ma cercheremo di ripercorrere tutta la sua storia sin dalle origini e di comprendere appieno i fini della sua affascinante evoluzione come personaggio nel tempo. Tite Kubo, infatti, ha deciso di dare una seconda chance a Grimshaw, onore che pochi personaggi cattivi hanno effettivamente ricevuto. Al contrario di grandi nemici del passato come Ulquiorra, Stark o altri Arrancar iconici, che hanno avuto un destino coerente con l'aspetto della morte che essi rappresentavano, il percorso di Grimshaw evidentemente doveva ancora trovare il proprio preciso scopo. Ma non corriamo, partiamo dall'inizio. Il passato di Grimshaw ci viene mostrato in un flashback durante l'ultimo scontro con Ichigo. Inizialmente in stadio di Jilian, Grim era riuscito a mantenere una sua coscienza razionale ed iniziò a divorare tutti i suoi simili, innescando il suo processo evolutivo. Raggiunto lo stadio intermedio di Ajukas, Grimshaw riemergerà dalla foresta sotterranea dell'Ecomundo con delle nuove sembianze, quella di una maestosa pantera bianca. Il suo obiettivo, da quel momento, era quello di uccidere più Hollow possibili per poter raggiungere lo stadio di Vastolord, sfuggendo così dalla paura costante della retrocessione permanente a Jilian ed acquisire una forza ancora superiore. Durante il suo cammino di sangue e distruzione, Grimshaw incontrerà un gruppo di suoi simili che in futuro diventeranno le sue Fraction. Guidando il gruppo verso l'obiettivo del Vasto Lord, il Re Pantera si accorse che la sua evoluzione e quella dei suoi compagni era arrivata ad un punto fermo. Nonostante i suoi seguaci decisero di sacrificarsi per permettere almeno l'evoluzione del proprio re, il flashback si interrompe proprio in quel momento. Chiaramente, noi sappiamo che poco dopo Aizen li trovò e li sottomise al proprio esercito, trasformandoli in Arrancar completi tramite lo Gyoho. Grimshaw acquisì il titolo quindi di Sesta Spada, capitano dello stesso gruppo che evidentemente aveva risparmiato. Nonostante i molti dubbi nel fandom, Grimshaw probabilmente non si è quindi mai evoluto in Vastalord e a mani basse può essere considerato come uno degli Ajukas più potenti dell'esercito di Aizen. Da quel momento in poi conosciamo bene la sua storia. Grimshaw, seguendo la sua indole anarchica e predatoria, perseguì la sua caccia contro Ichigo Kurosaki, andando moltissime volte contro gli ordini di Aizen. Questo suo spirito ribelle e indomabile, però, porta alla morte i membri del suo gruppo. Perse un braccio dalla lama di Tozen come punizione e fu revocato temporaneamente dal titolo di Espada. L'Arrancar Luppi Antenor lo sostituì per un breve periodo, ma sappiamo bene come è andata a finire. Grimshaw, grazie ad Orime, riacquisì il suo braccio, uccise Luppi con un bel siero piantato nello stomaco e riacquisì il titolo di Sesta Spada. Durante le sue incursioni a Karakura, Grimshaw affrontò due volte Ichigo, avendo il sopravvento nel primo scontro, ma messo alle strette dal potere Vizard di Kurosaki e i Rakushinji nel secondo. Grimshaw si è dimostrato già da subito un guerriero temibile, con un'indole felina, intento a cacciare la sua preda fino alla morte. Lo scontro degli 11 secondi con Ichigo e quello con Shinji è sicuramente uno dei più intensi della saga degli Arrancar. È stato molto figo vedere interagire Hirako con un'espada, sfoderando il suo siero come segno di superiorità. Tra l'altro, i due personaggi, Grimshaw ed Hirako, si rincontreranno in futuro, nella novel Can't Fear Your Horn World, in un incontro davvero bizzarro, che personalmente a me è piaciuto tantissimo. Grimshaw, nonostante la punizione subita per aver agito di sua iniziativa, continuò a mantenere uno spirito ribelle anche nella saga dell'Ecomundo. Per poter affrontare Ichigo un'altra volta, Grimshaw portò Orimi dal suo nemico con l'intento di curarlo e affrontarsi alla pari, riuscendo addirittura ad imprigionare Ulquiorra per un breve periodo. Tutto ciò testimonia come Grimshaw non sia solo zanne e istinto, ma anche intelligenza e orgoglio. Queste considerazioni non sono banali per comprendere la personalità di Grimshaw. Nonostante la sottomissione dei tre capitani traditori, l'Espada conserva sempre il suo spirito ribelle e anarchico, ribellandosi continuamente agli ordini di Aizen, pur mantenendo però un suo senso dell'onore. L'istinto di primeggiare in battaglia e il suo desiderio profondo di essere un re libero non sono degli attributi da fraintendere.
Grimshaw ha dimostrato di provare rispetto nei confronti del nemico Ichigo, addirittura facendolo curare per uno scontro ad armi pari, desideroso di una battaglia onesta fino alla morte. Dopo aver mostrato tutto il suo vero potere nell'ultimo scontro, Grimshaw capirà che la sua sfida all'ultimo sangue non potrà che concludersi con un esito inaspettato. La forza di volontà di un semplice umano travestito da mostro lo sconfiggerà, mettendo in discussione tutto quello in cui aveva sempre creduto. Un re privato del suo trono, che cerca inesorabilmente di sfogare il suo desiderio di distruzione, verrà sconfitto da un nemico che invece ha dimostrato di essere più feroce di lui. Ichigo trova la sua forza finale nel desiderio di salvare e proteggere i suoi amici, lanciando il suo ultimo fendente ad un Grimshaw ormai solo, privo di compagni e abbandonato al suo stesso desiderio di rivalsa di potere. Non è mai riuscito a diventare un Vastalord, né tantomeno a diventare un re, ma senza mai perdere la fedeltà in se stesso. Ormai esausto e privo di forze, Grimshaw cercherà di proseguire lo scontro, ma lo stesso Ichigo si rifiuterà di finirlo per il rispetto che prova nel suo acerrimo nemico. Una delle scene più fighe di Bleach è proprio quella che si presenterà poco dopo. Noitra, il quinto in spada, con tutta la sua crudeltà, tramortirà Grimshaw con un colpo improvviso. La differenza tra i due spada sta proprio nel senso dell'onore e del rispetto per i propri nemici. Entrambi sono due hollow spietati, certo, desiderosi di sangue e combattimento, ma Noitra è un personaggio sicuramente più subdolo, che ha sconfitto i suoi nemici in passato con i tranelli alle proprie spalle. Ichigo difenderà Grimshaw dai colpi di Noitra, suscitando stupore anche agli occhi di Grimshaw stesso. Da qui in poi le sorti del sesto e spada sono state per molti anni oggetto di dibattito, ma il fandom era quasi certo che fosse sopravvissuto e che prima o poi sarebbe tornato con un nuovo ruolo all'interno della storia. Il suo corpo in fin di vita non lo avevamo più visto, ma la storia della pantera solitaria del Luogomundo non era ancora finita. Anni dopo, durante l'invasione dei Quinzi nel Luogomundo, Grimshaw tornerà in gioco a sorpresa stipulando un patto con un Rarakisuke, che era intervenuto nel salvataggio degli Arrancar presi in ostaggio dal Van den Reich. Lo Shinigami era riuscito a convincere Grimshaw ad allearsi dalla parte del gruppo di Ichigo grazie all'aiuto di Nelliel, ritornata in forma adulta. Questo patto infatti si basava sulla possibilità e il desiderio di Grimshaw di rincontrare il nemico che lo aveva sconfitto in passato, ma allo stesso tempo che lo aveva anche salvato da morte certa. Questo rapporto di rivalità con Ichigo è davvero affascinante, il loro incontro dopo tutto quel tempo è stato uno dei momenti più alti della saga finale, senza dubbi. Per molto tempo avevamo capito che Grimm era tornato già all'inizio della saga e non vedevamo l'ora che Kubo ce lo mostrasse ancora, soprattutto dalla parte dei buoni, se così si può dire. Purtroppo tutti noi fan speravamo che il sesto spada avesse più spazio all'interno delle ultime vicende, ma comunque si è limitato ad uccidere uno dei Quinzi più potenti strappandogli il cuore dal corpo. La coppia Grimshaw-Urara è stata sicuramente un connubio molto strano ma sorprendente da vedere nello stesso scontro. La sua resurrection è ancora maestosa, protagonista di una vera entrata d'effetto tipica della nostra pantera. Al termine della guerra, dopo che Aribel è ritornata ad essere la regina del Luogomundo, Grimshaw collaborerà con lei e Nelliel durante le vicende di Can't Fear Your Own World, la nuova sequel del manga. Kyoraku infatti lascerà andare gli ex spada nel Luogomundo, mantenendo dei rapporti pacifici con la regina Aribel. Un dettaglio molto importante da notare è che Aribel, nonostante sia l'attuale sovrana degli Hollow, evita sempre di proclamarsi regina dinanzi a Grimshaw. Questo perché sa bene che la pantera non gradisce possedere un governante sopra di lui, nonostante la loro evidente alleanza. I tre spada combatteranno poco dopo con Ikone nel Luogomundo, mandato da Tokinada, il nuovo villain della saga. Grimshaw rimarrà sorpreso dalla forza straordinaria del ragazzo, che riuscirà a pareggiare addirittura in uno scontro contro tre spada da solo. Grimm, poco dopo, inseguirà infatti la sua nuova preda fino alla Soul Society, non accettando l'esito del passato scontro. Qui però rimarrà coinvolto in un combattimento davvero inusuale, il mio preferito finora dopo la guerra con i Quinzi. Nero Gonga infatti c'è una totale azzuffata tra alcuni Quinzi sopravvissuti del Van der Reich, i tre Fullbringer Ginjo, Tsukishima e Jiriko e gli Arrancar zombificati da Mayuri, tra cui Luppi Antenor, l'ex sesto e spada che aveva per poco tempo sostituito Grimshaw. Senza che vi sto a spiegare i motivi di questa grande rissa tra razze, Grimshaw si troverà nel centro di un combattimento scambiando colpi inizialmente con Ginjo Kugo. Mi sono davvero emozionato nel leggere questa parte, immaginavo che figata sarebbe stato vedere animato lo scontro tra questi due personaggi che adoro personalmente.
Tsukishima addirittura riuscì a scalfire la pelle di Grimmjow nel Book of the End, ma il potere dei ricordi non riuscì a funzionare sulla pantera. Questo vi fa capire quanto è cazzuto il nostro Grimmjow. Il suo istinto da predatore non può essere soggiogato nemmeno da un potere forte come quello di Tsukishima. Poco dopo, Luppi Antenor, desideroso di vendetta contro il suo assassino, prese la scena del combattimento ingaggiando un feroce scontro con Grimmjow. Il combattimento della distruzione, come piace a me definirlo, vede due ex Sesta e Spada scontrarsi in maniera assai coinvolgente. Luppi, infatti, è stato potenziato dagli esperimenti di Mayuri, rendendo i suoi attacchi velenosi ed estremamente più potenti. Il buon Grimmjow, però, a seguito dello scontro con Askin, aveva sviluppato inconsciamente nel suo corpo una resistenza ai veleni tramite degli anticorpi. Entrambi rilasciano le loro resurrection. Immaginate se questa scena fosse stata animata. Una raffica di gran ray sero sparata da ogni tentacolo di Luppi, che quasi ricorda il sero metralleta di Stark, e il nostro Grimmjow che risponde di tutto effetto con le sue famose unghiate mortali contro l'avversario. Insomma, senza scendere troppo nel dettaglio, al contrario della saga dei Quincy, Grimmjow in questo arco sarà protagonista di numerosi scontri letali. Comprendiamo finalmente il nuovo ruolo della nostra pantera dopo la sconfitta di Aizen. Non è una spada, non è un re, ma rimane ancora un principe libero e anarchico con delle nuove consapevolezze. La sua evoluzione nel corso della storia può sembrare minima, ma non è assolutamente così. Ichigo, anche se non in maniera appariscente, ha cambiato in un certo senso il punto di vista del Sesto e Spada. Quando mai avremmo potuto vedere Grimm collaborare con Shinigami oppure fare squadra con i suoi simili? Un altro passo davvero figo che voglio ricordare è l'incontro di Grimm con Zaraki. I due vorrebbero scontrarsi per testare i loro poteri, ma il fronte comune e la situazione in cui si trovano non glielo permette. Beh, pensateci, se Grimm fosse stato uno Shinigami, quanto sarebbe stato perfetto nell'undicesima brigata del Kenpachi. Spero vivamente che la saga Kanfigure Onward sia resa animata prima o poi, per vedere finalmente la Pantera tornare in azione in tutta la sua forza. E perché no, auguriamoci che in una futura saga infernale possa tornare a fare squadra insieme al suo famoso acerrimo nemico, Ichigo Kurosaki. Bene, questa era tutta la storia di Grimmjow dalle origini fino al presente. L'evoluzione di un personaggio davvero iconico, che manterrà sempre una coerente personalità da felino solitario, ma che ha inconsciamente compreso il vantaggio della collaborazione e il rispetto per gli altri guerrieri. La distruzione è sicuramente un sentimento esplosivo, spesso irrazionale, ma quando un'anima riesce a ritrovare se stessa, dopo essere stata disinnescata, ha la possibilità di ricominciare da zero, consapevole delle proprie debolezze, e riequilibrare il proprio istinto. Ciao ragazzi, il video è finito, vi aspetto alla prossima puntata.